Di segnalazione in segnalazione mi trovo a Taranto in via Dante all'incrocio con via Polibio. Vedete, raccolgo la disperazione dei cittadini che evidenziano il fatto che da settimane i semafori sono fuori uso. Guardate come sono tutti lampeggianti e appunto out. Stiamo parlando di un incrocio davvero micidiale, pericoloso. Infatti a lamentarsi sono soprattutto gli anziani, ma anche i genitori dei più piccoli, dei ragazzini, dei bambini, che giustamente hanno paura. Parliamo di categorie ovviamente più fragili, più deboli, tra virgolette, più esposte ai rischi. Qui è uno snodo particolare, dicevo, un incrocio micidiale. Se vedete anche le macchine, le direzioni in cui vanno, no? Quindi parliamo di via Dante a doppio senso di marcia, appunto con uno spartitraffico presente, e poi vedete le macchine che provengono da via Polibio e vanno appunto a incrociare le macchine appunto provenienti da via Dante, anche via Polibio. Vedete, c'è il doppio senso di marcia. Una situazione pesantissima, pesantissima. È l'ennesimo caso che vi sottolineo, che mi viene sottoposto alla mia attenzione riguardanti questi casi, i semafori fuori uso. Vi ho parlato di Corso Umberto con via Pupino, vi ho parlato di Viale Cannata a Paolo VI, vi ho parlato di via Medaglie d'Oro ad angolo con via Umbria. Insomma, ogni punto della città, dal centro alle periferie, presenta questa criticità dei semafori. Ora a me e al cittadino poco importa delle scuse o delle motivazioni che potrete addurre, cari signori dell'amministrazione. Mi potrete dire che la ditta ha bisogno dei suoi tempi tecnici, che ci sono appunto delle problematiche con la ditta. A me non interessa, a me interessa la sicurezza dei cittadini. Ai cittadini interessa la propria sicurezza. Alla signora Maria anziana che attraversa interessa di non essere investita. Alla signora Giovanna che ha i figlioli che vanno a scuola interessa che i propri figlioli non vengano investiti. Signori, questa non è demagogia, questa è vivibilità urbana e sicurezza. Non chiediamo altro, perché il cittadino paga le tasse, il cittadino non riceve servizi, ma in questo caso riceve disservizi. E allora, comandante Matichecchia, comandante della polizia locale, assessore alla polizia locale Ciraci, sindaco Melucci, si fa per dire, non so se a Taranto esiste il sindaco, ma cosa dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto? Dobbiamo aspettare che qualcuno venga investito? Perché poi, una volta che qualcuno viene investito, paradossalmente, miracolosamente, incredibilmente, arriva l'intervento, arriva la soluzione del problema. Come mai? Non so più cosa dire. Povera città. Ho proprio ragione. Questa non è una città amministrata male, è una città che non viene proprio amministrata, è una città spenta, fuori uso, come proprio l'immagine di questi semafori testimonia.